Finalmente possiamo parlarne. Il Lucca Comics and Games 2022 è giunto al termine e come un'avventura che termina nel migliore dei modi, è doveroso dedicare un video per una delle esperienze più belle per quanto riguarda la lettura vissuta in prima persona proprio con gli autori. Stiamo parlando di un viaggio che racconta l'esperienza di lettura da Claymore ad Ariadne. Due titoli a fumetti, due manga che mi hanno particolarmente colpito per questo Lucca Comics and Games 2022. Prima di proseguire con il video, vi ricordo che per supportare i nostri contenuti vi invito ad iscrivervi al canale, mettere mi piace a tutti i video che pubblichiamo relative alle notizie manga e di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati su tutto ciò che pubblichiamo. Io sono Demitore e vi lascio all'intro augurandovi una buona visione. Cominciai a comprare Ariadne in the Blue Sky nella sua uscita col primo volume nel febbraio del 2020, attirato inizialmente da questa copertina con questo sfondo color celestino che in qualche modo voleva raccontare, secondo me, l'inizio di un'avventura mozzafiata che avrebbe accompagnato il lettore durante tutta la sua avventura. Ebbene sì, ragazzi, ci avevo visto bene. E così è stato. Ariadne narra le avventure di Lesil, un ragazzo di campagna che vive accompagnato da una figura anziana che, per qualche modo, si prende cura di lui. Lesil, il nostro protagonista, sogna di vivere il mondo esterno, nonché la scoperta di quello che è il regno del cielo. In un giorno, Lesil si imbatte in una figura femminile accompagnata da una strana particolarità. Questa possiede la malattia degli angeli, ovvero una malattia che le permette di ascendere al cielo. E, per evitare di ascendere al cielo, essa indossa degli stivali talmente pesanti che la tengono incollata al pianeta Terra. In un qualche modo si instaura un rapporto tra Lesil insieme all'altra protagonista, Leana, e in qualche modo iniziano il loro viaggio verso quella che è la scoperta di Ariadne, l'isola del cielo che Lesil tanto bramava. Alla scoperta di un mondo che ad entrambi gli è stata negata l'esistenza e che entrambi vogliono appunto scoprire e raccontare qualcosa. Leana infatti è la principessa di Ariadne, il regno del cielo, e bloccata anche lei nella sua libertà alla scoperta del mondo, insieme decidono di partire per un lungo viaggio, alla scoperta di quello che gli è sempre stato negato dalla nascita. Come starting della trama, ragazzi, Ariadne vuole raccontare veramente un sogno, un qualcosa che tutti quanti, in qualche modo, sogniamo di vivere insieme ai protagonisti. Una delle cose che mi faceva assai storcere il naso, ragazzi, è che all'uscita di Ariadne, ragazzi, nessuno ne parlava. Un manga che all'uscita veniva, secondo me, poco valorizzato, e di conseguenza un viaggio che stavo percorrendo ed interpretando nel fantastico mondo che il maestro Yagi aveva creato. Un viaggio che purtroppo stavo compiendo in solitaria, senza poterlo condividere con altre persone. Anche perché spesso, i primi tempi, Ariadne veniva definita la brutta copia di altri shonen manga, nonché il Claymore mal riuscito, un'altra opera di punta del maestro Yagi. Durante gli annunci del Lucca Comics and Games 2022, però, avviene una sorta di visione. Il maestro Norihiro Yagi era lì, presente tra gli ospiti del Lucca Comics and Games. Ragazzi, un sogno. Io non ci potevo credere. Un'opera che inizialmente io avevo tanto supportato per ben 2 anni dalla sua uscita era finalmente presente lì, pronta ad essere valorizzata come meglio meritava. E in qualche maniera astratta potevo finalmente, in qualche modo, effettuare il mio viaggio, la mia avventura, non più in solitaria, ma in qualche modo poterla condividere con qualcuno. Quindi, in qualche modo, il mio Lucca Comics and Games si è trasformato in un unico obiettivo, quella di incontrare di persona il maestro Yagi. Infatti, per l'occasione del Lucca Comics and Games, Star Comics presenta delle versioni alternative che potevano essere appunto viste in anteprime durante la fiera. Una versione variant del numero 1 di Ariadne in the Blue Sky, a dir poco spettacolare. Una versione special dell'ultimo numero uscito, il numero 15, contenente in allegato un diorama che rappresentava in qualche modo quel che vuole raccontare Ariadne in the Blue Sky, ed un pack introduttivo con i primi 4 numeri della serie pronte ad avvicinare i nuovi lettori. Oltre che avvicinare i lettori con la notizia bomba della restampa del suo manga di punta, Claymore. Definito dalla community dei lettori di manga il Berserk con la f***a, o meglio, da definire il Berserk al femminile.
Personalmente non conoscevo Claymore come opera, la conoscevo soltanto di nome, ma questa era un'ottima occasione per avvicinarmi di più verso l'universo che il maestro Yagi aveva creato. Ragazzi, l'avventura, o meglio da definire l'impresa che abbiamo vissuto nell'incontrare il maestro Yagi, si è trasformata in quella che era una sorta di fila interminabile durata per ore, ma che ci ha permesso finalmente di incontrare il maestro Yagi, riuscendo a portarci a casa quello che per me rappresenta il finale di rappresentazione per quello che è Ariadne in the Blue Sky, lo shikishi firmato dal maestro Yagi, dedicato a me, ovviamente scrivendo il mio nome in giapponese. Per molti ragazzi questo shikishi può rappresentare il niente, ma per quanto mi riguarda rappresenta veramente un percorso nato da 2 anni ad adesso che valorizza appieno il valore che io davo all'opera stessa. Il viaggio che il maestro Yagi ci vuole dettare proseguono, ragazzi, con un dibattito che abbiamo avuto stesso col maestro, la quale ci dava la possibilità di porre delle domande, curiosità sul manga e in generale. Io stesso ho partecipato al dibattito domandando al maestro Yagi se Ariadne, per come si presentava, fosse un'opera che era destinata a durare a lungo, e infatti sono rimasto un po' male quando lo stesso maestro Yagi mi ha detto che Ariadne proprio in questo momento era nelle battute finali. Altre domande interessanti sono state fatte, come ad esempio come mostra una delle locandine se in qualche modo per la stesura del manga lui si fosse ispirato ai primi film di Star Wars. Infatti potete vedere la somiglianza palese con entrambe le locandine. Insomma ragazzi, è stato un dibattito davvero interessante. Descriverlo in questo video non detta probabilmente le stesse emozioni che io provavo nel stare lì. Insomma, era un dibattito nato proprio per far conoscere ai fan come noi le opere e l'universo che il maestro Yagi ha creato per noi lettori. E in qualche modo lo shikishi che mi sono portato a casa, ragazzi, rappresenta proprio questo, la fine di questo viaggio. Per concludere il video, ragazzi, durante questo Lucca Comics and Games, oltre alla fatica delle 7 ore di fila e l'esperienza di questo Lucca Comics and Games con l'incontro col maestro Yagi, tra l'altro devo aggiungere una persona davvero squisita, gentilissimo, che ha risposto a tutte le domande dei fan. Se mai Star Comics dovesse vedere questo video, vi invito a inviarvi i miei più cari ringraziamenti per la gentilezza e per il calore e l'affetto mostrato durante la fiera. E quindi, a nome di tutti i fan, io ringrazio il maestro Yagi, perché forse è proprio questo quel che il maestro Yagi ci voleva raccontare. Ci ha fatto vivere l'esperienza di un sogno, di un viaggio bellissimo, come Ariadne in the Blue Sky ci è riuscito già 2 anni fa con la pubblicazione del suo fumetto. Io vi ringrazio per la visione del video. Se sei arrivato fino a questo punto del video, ti ringrazio di cuore. E se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un bel pollicione all'insù, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, per restare sempre aggiornato su tutti i contenuti che pubblichiamo, e soprattutto ti invito ad iscriverti al canale se questa tipologia di contenuti vi piacciono e mi aiutate a diffondere il verbo del viaggiare con i fumetti. Noi ci vediamo quindi ad un prossimo video analisi / esperienze vissute col Demitore per quanto riguarda il mondo dei fumetti e dei manga giapponesi. Dal vostro Demitotore di quartiere è tutto, ci vediamo ad un prossimo video. E ricordate, comprate Ariadne in the Blue Sky, è importante, è importante, è importante. E poi è bello, cioè, ma poi è bello, perché la gente non deve... è bello. Fidatevi, fidatevi, è bello. Garantisco io.